Ho presentato l'ultimo lavoro letterario di Mario Desiati, Mare di Zucchero, è il titolo del libro, già in distribuzione, sentiamo. È partita la 12ª edizione di Building Apulia, la rassegna organizzata dalla Teca del Mediterraneo, biblioteca del Consiglio regionale, dedicata agli scrittori e all'editoria pugliese. Nel primo incontro è stato presentato il romanzo di Mario Desiati, Mare di Zucchero. È l'8 agosto del 91, quando la nave Vlora, adibita al trasporto dello zucchero, arriva da Durazzo nel porto di Bari, carica di oltre 20.000 profughi albanesi. E da questi fatti, Desiati parte per raccontare la storia dell'incontro tra due ragazzini, Luca ed Ervin, divisi da pochi chilometri di mare, da lingue diverse e da vite opposte, ma accomunati dal desiderio di libertà. Un romanzo per far conoscere alle nuove generazioni un evento storico che ha caratterizzato la nostra Puglia, vista come terra d'accoglienza. Sì, mi interessava ovviamente raccontare due punti di vista, quello di un ragazzo albanese e quello di un ragazzo pugliese. Il ragazzo albanese ovviamente è più frutto di un lavoro di testimonianza, di documentazione. Il ragazzo italiano è molto simile a quello che eravamo noi a 12-13 anni in quel periodo, e vivevamo l'arrivo degli albanesi con tanti sentimenti, dalla paura all'ammirazione, perché mi ricordo che non dimenticherò mai, io ammiravo molto che i miei coetanei albanesi avessero quel coraggio di prendere, di saltare su una nave, ma soprattutto parlassero già perfettamente la nostra lingua. Lei ha detto all'inizio un libro dedicato alle nuove generazioni in modo particolare, quanto è difficile, se lo è, spiegare appunto certe situazioni ai giovani di oggi? Sicuramente è molto difficile nel momento in cui tu cerchi di essere, insomma, falso, cioè cerchi di imitare la loro voce. Secondo me invece è molto importante essere autentici, e quindi spesso, insomma, con chi è innocente o chi è più autentico intercetta un'altra persona che è innocente e che è autentica. Durante l'incontro, lo scrittore originario di Martina Franca si è confrontato con gli studenti del liceo Canudo di Gioia del Colle, del liceo Socrate di Bari e degli istituti Panetti di Bari e Salvemini di Molfetta. L'edizione 2015 di Building Apulia ha in programma 10 incontri, 2 appuntamenti serali e il brainstorming finale. Le presentazioni sono aperte al pubblico.